Ciao, bentornati per chi non mi conosce, io sono Tiziana, benvenuti al secondo appuntamento del tutorial di Pilates per intermedi, principianti intermedi. Cominciamo sempre con il riscaldamento, ci sediamo sul tappetino con le gambe incrociate, sentiamo bene i dischi poggiati a terra, per chi vuole può accavallare la gamba destra sulla sinistra nella posizione del mezzo loto. Tiriamo su la schiena, indentro l'ombelico e tratteniamo la pipì. Posizioniamo le mani sulle costole e cominciamo a respirare, inspirando dal naso. Sentiamo le costole che si dilatano verso l'esterno ed espiro dalla bocca, spingendo fuori l'aria. Cerco di visualizzare la mia cassa toracica che si espande verso l'esterno quando inspiro e strizza intorno alla vita quando espiro. Ripeto 10 volte, metti in pausa. Rilassiamo le braccia appoggiando i polsi sulle ginocchia e sciogliamo il collo andando con la testa a destra e sinistra. Manteniamo le spalle ferme e l'orecchio che cade sulla spalla lo ripetiamo per 8 volte. Mi fermo al centro e vado avanti, mento allo sterno e indietro, rilassando la bocca. E ripeto 8 volte. Continuo ruotando destra con lo sguardo e sinistra. Faccio attenzione a restare su con la schiena e tenere ferme le spalle. Ripeto 8 volte. Mi fermo a destra e circonduzione completa. Mi faccio guidare dallo sguardo e lo ripeto 8 volte da un lato e 8 volte dall'altro. Metti in pausa e ripeti. Braccia ai lati. Inspiro, porto su il braccio destro. Espiro, mi fletto a sinistra, tenendo le spalle in linea senza cadere in avanti e senza sollevare il gluteo. Quindi il gluteo spinto a terra e ritorno. E cambio, inspiro e allungo. E torno, metti in pausa e ripeto 3 volte per lato. Polsi poggiati sulle ginocchia, inspiro, allungo la colonna verso l'alto e ruoto verso destra. Poggio la mano destra dietro la schiena, spingendo nel pavimento. E ritorno al centro, inspiro e cambio. Resto qualche secondo e centro e ripeto 3 volte e metto in pausa. Inspiro, apro le braccia verso fuori, mi allungo verso l'alto e mi fletto in avanti. Lungo, resto 8 secondi. Respirando, lentamente vengo su, sciolgo, metto in pausa e ripeto 3 volte. Ok, sciolgo l'incrocio, sciogliamo le gambe, stendo, sciolgo, 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 unisco piedi a martello, apro le braccia, tiro sulla schiena con un respiro. Porto sulle braccia e mi fletto in avanti e sciolgo il collo, resto giù, conto fino a 10 e lentamente vengo su ed invertiamo l'incrocio delle gambe. Porto la gamba destra piegata in appoggio e la sinistra sovrapposta in posizione del mezzo loto. Resto qui,
e inspiro e ruoto sinistra. Resto qualche secondo tenendo giù le spalle, ritorno al centro, respiro e vado a destra. Resto qualche secondo, ritorno al centro, metto in pausa e ripeto 3 volte. Braccia ai lati, inspiro, porto sulle braccia, mi allungo verso l'alto e scendo in avanti. Conto fino a 10 e lentamente vengo su, metto in pausa e lo ripeto 3 volte. Vai. Bene, sciogliamo le gambe, sciogliamo l'intreccio, le uniamo, piedi a martello, braccia fuori, inspiro, mi allungo verso l'alto e vado in avanti. Conto fino a 10. E vengo su. Metto in pausa e ripeto 3 volte. Ci posizioniamo in piedi, gambe divaricate, punte rivolte verso l'esterno. Apro le braccia, altezza delle spalle e vado a fare dei plié, dei piegamenti insieme alle braccia. Inspiro, piego le ginocchia, la schiena sale, le braccia scendono, espiro, stendo e apro. In, fuori, in, fuori, lo ripeto 8 volte e cambio. Quando piego, inspiro, quando stendo, espiro. Mi raccomando, le ginocchia aperte, perpendicolari alle dita dei piedi. Lo ripeto 8 volte. Metti in pausa e ripeti. Da questa posizione, inspiro, stendi, mani giunte e scendo giù, rimango qui, giù le spalle, manteniamo le ginocchia ben aperte. Restiamo 8 secondi, respirando. Portiamo le mani in appoggio, giù la testa, ruoto i piedi paralleli e stretch lungo. Restiamo, piego le gambe e torno su lentamente. Ruotiamo alla nostra destra, manteniamo i piedi in linea, avampiede posteriore sollevato, tallone posteriore sollevato e ci prepariamo per gli affondi. Inspiro, scendo, le gambe formano 2 angoli retti e il ginocchio davanti scende perpendicolare alle dita dei piedi. Espirando, stendo e vado. In, fuori. Ripeto 8 volte. All'ottava vado in ginocchio, mi fermo, mano parallela al piede, scivolo dietro con la gamba e rimango in allungo. Metto in pausa e ripeto. Ok, da qui poggio il ginocchio, vengo su, spingi il bacino in avanti, continuo ad allungare, rilasso le spalle. Resto per 8 secondi, stendo la gamba davanti, su, piede in flex, mani in appoggio e allungo, resto 8 secondi, avvicino le mani, punto il piede a terra e vengo su, stretch, spingi i talloni a terra e rimango. Conta sempre 8 secondi per ogni posizione. Ruoto verso il centro, gambe tese, rilasso il collo, inspiro, piego e respirando vengo su. Metti in pausa e ripeti la sequenza. Mi raccomando, 8 secondi per ogni posizione.
ritorniamo con i piedi in apertura, braccia aperte e di nuovo pie 8 volte, ripeto tutta la sequenza, da un lato e dall'altro 8 e l'ultimo rimango qui in posizione 8 tempi. Mani in appoggio e ruoto stretch. Inspiro, piego ed espirando vengo su. Metto in pausa e ripeto tutta la sequenza. Da qui ruoto a sinistra, piedi paralleli, tallone destro sollevato da terra e mi preparo per gli affondi. Inspiro, scendo e espiro, salgo. Ginocchio davanti, perpendicolare alle dita dei piedi. Le ginocchia formano due angoli retti. 8 ripetizioni. All'ottava resto giù, mano d'appoggio, stendo la gamba di dietro e allungo. Stretch 8 secondi, metto in pausa e ripeto. Bene, da qui vado in appoggio con il ginocchio, porto il peso indietro, piede in flex, giù le mani e allungo. Resta 8 secondi. Vieni su con la schiena, piedi in appoggio, salgo, talloni a terra e stretch, allungo. Resta 8 secondi. Unisco il piede destro al sinistro. Rimango giù, gambe tese, rilasso il collo, le braccia. Inspiro, piego le gambe, espirando, srotolo, vengo su. Metto in pausa e ripeto. Piedi paralleli e andiamo giù, inspiro ed espirando, il movimento parte dal collo, testa, collo, spalle, piego le ginocchia. E vado giù, abbandono tutto, giù. Inspiro ed espirando stretch, stendo le gambe. Ripeto questo movimento 3 volte. Inspiro, piego, espiro, stendo, tenendo il collo abbandonato. E di nuovo. Porto le mani in appoggio, in linea con i piedi. Cammino solo con le mani, cammino. E vado in una rovesciata e distendo la schiena, schiaccia talloni a terra, rimani qui 8 secondi. Dopodiché elevazioni, avampiedi, talloni. 8 ripetizioni. Resto giù, conto ancora 8. E di nuovo 8 elevazioni. E rimango giù e conto 8, ritorno indietro, rilasso il collo, inspiro, piego, respirando vengo su, metto in pausa e ripeto tutta la sequenza 2 volte. Da qui avanzo con le mani, piego le ginocchia, vado in quadrupedia, distendo la gamba destra, il braccio sinistro e sollevo. Resta in equilibrio. 8 tempi e chiudo. Cambio dall'altro lato. 8 tempi. Chiudo. Ancora. Rimango. 8 tempi in equilibrio. 8 tempi sali e scendi. 8 tempi equilibrio. Chiudo. E cambio, stendo, 8 equilibrio, 8 sali e scendi, 8 equilibrio, poggio, inserisco i talloni, fronte a terra e allungo. Metto in pausa e ripeto tutto. Da qui scivolo in avanti, mi porto in posizione prona, tiro le gambe, fronte a terra, mani altezza, occhi, inspiro. E respirando vado su, lungo il collo, senza fare questo, lungo, giù le spalle e scendo, inspiro,
Espiro, lo ripeto 5 volte. Rimango giù, distendo le braccia, tira l'ombelico dentro, fronte a terra, sollevo braccio destro, gamba sinistra e alterno. 8 volte, alternato, e mi fermo, metto in pausa e ripeto. Posiziono le mani sotto la fronte, gomiti aperti, giù le spalle, dorsali, inspiro, ed espirando vengo su, conto 8, e torno giù, e gambe, conto 8, e alterno, 8 sempre, sali, gambe. Metto in pausa e ripeto tutta la sequenza. Ruoto sulla schiena, posizione supina, porto le ginocchia al petto e allunghiamo. Allunga bene la parte lombare, schiaccia bene la schiena a terra, rilasso le spalle, mento ritratto. Da qui porto le gambe sollevate al soffitto, schiaccia bene l'ombelico in dentro e tratteniamo bene la pipì, braccia lungo i fianchi. Inspiro ed espirando vengo su, rimango qui e diambre. Inspirando 5 molleggi verso il basso, prendo aria, 5 tempi, butto fuori, lo ripeto per 10 volte, in, fuori, in, fuori, ritorno giù, porto le ginocchia al petto e sciolgo il collo. Metto in pausa e ripeto. Piedi in appoggio, paralleli, senti bene l'appoggio su tutta la pianta dei piedi, braccia lungo i fianchi, inspiro, respirando stacco il bacino da terra e vengo su, sali e scendi prima la parte superiore della schiena e poi arrivo al bacino. E vado e lo ripeto 8 volte. All'ottava rimango su, spingo, sollevo la gamba destra, piede a martello, lasciando il bacino immobile qui, la gamba sale e scende, arriva al ginocchio e torna su. Lo ripeto 8 volte. Poggio il piede e cambio. Sulla gamba, piede a martello, salgo e scendo 8 volte. Poggio. E scendo piano, tiro le ginocchia al petto, fai allungo, metti in pausa e ripeti. Distendo le gambe, leggermente divaricate, porto le braccia dietro la testa, andiamo a fare il roll up. Inspiro, porto sulle braccia, espirando, stacco la schiena, chiudendo gli addominali. Vado in avanti, rilasso il collo, ritorno al centro, mi allungo verso l'alto inspirando ed espirando retroversione del bacino, chiudo il mento e srotolo la colonna controllando e torno dietro. Metto in pausa e ripeto 8 volte. Porto le gambe a tavolino. Mani dietro la nuca e vengo nella posizione del curl up su con i gomiti aperti. Criss cross, piego stendo una gamba, ruotando il busto, lasciando i gomiti aperti. Lo ripeto 8 volte. Mi fermo al centro, porto le braccia lungo i fianchi e continuo con single leg stretch, piegando e stendendo una gamba accompagnato dal movimento delle braccia. 8 volte, mi dico dentro, schiena a terra, raggruppo, vado giù e rilasso, metto in pausa e ripeti. Mani sulle ginocchia, inspiro, tiro bene, con un rimbalzo vado su, bene, gambe divaricate, mani sulle tibie, inspiro, allungo la schiena verso l'alto, ed espirando retroversione del bacino, rilasso il collo, la testa e vado dietro di nuovo, mano su e rilasso,
ultima volta, su, apro le braccia e poi destra, sinistra, lo ripeto 3 volte, distendo le gambe, porto su le braccia inspirando ed espirando mi fetto in avanti e allungo. Resta 8 secondi. Srotola piano. Chiudiamo le gambe e sciogliamo. Pieghiamo la gamba destra davanti, la sinistra dietro. Il bacino è frontale, spingo l'anca verso il pavimento. Braccia ai lati, sinistro su, inspiro ed espirando petto a destra. Tenendo ben aperto il petto, resto qualche secondo, apro e cambio. Non cadere in avanti, mi raccomando. Apro, cambiamo lato. E vado, destro su e petto. Apro e cambio. Apro, metto in pausa e ripeti. Porto le gambe entrambe da un lato, vado in posizione di quadrupedia. Posizione, movimento del gatto, sciogliamo la schiena. Inspiro, parte dal bacino, percorre la colonna, arriva sulla testa. Inspirando ed espirando di nuovo, faccio la gobba e mi guardo l'ombelico. Lo ripeto per 3 volte, resto in posizione neutra, avvicino un po' le mani alle ginocchia, punto le dita nel pavimento e estendo e vado in Bhujangasana. Rimane qui 8 secondi. Cammino con i piedi verso le mani, lasciando le mani a contatto col pavimento. Rilassa la testa, inspiro, piego e espirando vengo su. Metti in pausa e ripeti. La lezione è terminata, grazie per essere stati con me e alla prossima. Ciao!